Ciao e benvenuti in un nuovo video sui prodotti terminati del mese precedente, in questo caso del mese di gennaio. Ho dei prodotti beauty e skincare che vi andrò a mostrare, sono dei top e dei flop, quindi ci sono entrambi. Insomma, vi faccio vedere quello che ho terminato appunto a gennaio. Parto da un prodotto top, che è stata questa mist di Omorovishka, che è una broom, quindi un tonico spray, lo chiamo poi così essenzialmente, idratante, lenitivo, rinfrescante, che avevo trovato ben 2 anni fa nel calendario dell'avvento di Look Fantastic. Sì, ci sono stati 2 anni a terminarla perché un po' la usavo, un po' la lasciavo lì, insomma, comunque non ho avuto una certa costanza di utilizzare questo prodotto. Sono riuscita a terminarlo, però devo dire la verità che per l'utilizzo che ho fatto mi è piaciuta. Ovviamente non la riacquisterò perché era in un calendario dell'avvento, da sola costa tantissimo, però sicuramente è un ottimo prodotto e un ottimo brand. Poi ho terminato, che per me è un no, ma qua è più che un no cioè un no per il prodotto, è un no perché ho sbagliato io l'acquisto. Ovvero questa crema della Nivea Q10 Power Anti Rughe crema giorno con SPF 15. Se fosse stata una crema notte, cosa che io per un po' ho poi utilizzato e poi per terminarla l'ho finita nelle mani, perché comunque avendo un SPF 15 ovviamente non è l'ideale metterla di sera, perché di sera sappiamo che ci vuole una crema nutriente, eccetera eccetera. Se avessi avuto la pelle secca andava benissimo. Invece con la mia pelle mista è stato un acquisto fallato, ma fallato da me, ho sbagliato io perché appunto era troppo corposa per la mia pelle, ma troppo blanda per la sera, quindi insomma ho sbagliato io l'acquisto. Ma la profumazione è buonissima, infatti poi appunto la utilizzavo un po' alla sera o un po' come crema mani perché, per finirla, perché mi dispiaceva buttarla. Sicuramente è anche un ottimo prodotto, perché comunque io Nivea, anche se per tanti non è un brand eccezionale, da ragazzina, ragazza, ragazzina utilizzavo spesso le creme di Nivea per il viso, per il corpo, eccetera, mi sono sempre trovata bene. Questo appunto è stato un acquisto cannato da me, quindi per me è un no, è un bocciato, ma solo perché ho sbagliato io. Fatemi sapere nei commenti se invece voi l'avete utilizzata con la pelle secca e quindi che di giorno va benissimo per voi e come vi siete trovate. Ecco, per me è un no, ma solo per questo motivo, se no comunque Nivea fa buoni prodotti. Poi ho terminato che questo è un bocciatissimo, ahimè ho fatto un errore ad acquistarla, anche se l'ho pagata solo 1,49 euro, comunque mi dispiace, anche perché l'utilizzo che ne ho fatto è stato di 3 secondi praticamente. È questa maschera idrogel effetto entità illuminante della marca Piumé, che è la nuova Ipersop, perché sapete che Ipersop non si chiama più Ipersop ma Piumé, con oro 24 carati, collagene naturale, acido ialuronico, non gocciola anatomica, una coccola di piacere anche no, perché innanzitutto il gel era un gel denso, non era ben imbevuta e liquida, quindi non mi si appiccicava la pelle. Io praticamente dopo che ho tolto la maschera era come se non avessi fatto nulla, quindi non mi è piaciuta, ma proprio per niente, quindi insomma non mi sento di consigliarvela perché io mi sono trovata malissimo. Fatemi sapere se voi l'avete provata e invece vi siete trovate bene, ma per quanto riguarda il mio parere personale, questa maschera no. Prodotto top del top, buonissimo, che io adoro, è questo bagno schiuma della Dove, il classico Dove idratante, doccia schiuma nutriente, pelle più morbida dopo una sola doccia, con un quarto di crema idratante, che io adoro. L'adoro perché costa poco, lo trovate facilmente in tutti i supermercati, Tigotà, Ipersop, DM, Risparmio Casa, insomma ovunque. E quello che io adoro è il fatto che è veramente idratante, ha una texture corposa e veramente, se voi non avete una pelle secchissima, la gatta che si fa le unghie, di natura come me potete anche evitare la crema. Io avendo la pelle molto secca, mista nel viso e nella cute, ma nel corpo, soprattutto gambe e braccia, secchissima, e quindi devo comunque dare la crema, ma se voi avete una pelle normale, utilizzando questo bagno schiuma non avete veramente bisogno. Idrata e ha un profumo che io adoro, è stupendo, insomma è un bagno schiuma che compro e ricompro, alterno ovviamente ad altri perché sapete che mi piace provare e cambiare, ma questo è uno dei miei must. Poi ho terminato, che mi è piaciuto, vi avevo anche fatto la mia hair care routine con questo shampoo, il pomelo, il Cosmic Cleanse, lo shampoo diciamo color lock, quindi per il colore,
mi è piaciuto. Ovviamente non lo ricomprerò, un po' per il prezzo, un po' perché allora mi è piaciuto ma non è tra i miei massimi, quindi comunque è un prodotto che promuovo, non ricomprerò, anche perché sapete appunto che mi piace provare cose nuove, però comunque un ottimo shampoo, ecco. Non mi è piaciuto tantissimo il profumo, ecco, di questo shampoo, però come lavaggio dei capelli che non me li ingrassava eccetera, sì, quindi comunque un ottimo prodotto. Ultimo prodotto che mi è piaciuta, ma l'avevo già comprata anni fa, comprata e ricomprata, ogni tanto mi ricapita di ricomprarla, è questa crema mani della Glice 1000, crema mani e unghie. Ovviamente avendo il gel non posso dirvi delle unghie, ma delle mani, veramente idrata, è leggera come dice, con aloe vera, mi è piaciuta anche questa, acquistata da Tigotà per 1,50 euro forse, non mi ricordo, comunque un prezzo veramente irrisorio, ed è un prodotto che mi sento di consigliarvi, anche perché contiene all'interno glicerina che è molto idratante, e veramente una crema mani che mi è piaciuta, mi è piaciuta, mi piace anche molto il profumo delicato e fresco, e insomma veramente un ottimo prodotto. Niente, questi sono tutti i prodottini che ho terminato nel mese di gennaio. Fatemi sapere qua sotto nei commenti appunto se voi avete qualche prodotto che a me piace e che non vi piace, o viceversa. Ovviamente vi ricordo, se non siete ancora iscritte, di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciarmi un pollicino di supporto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.